Lei è qui al governo da più di un anno. Nell'ottobre del 22 la benzina costava 1,06 € al litro, oggi costa 1,09 €. I trasporti sono aumentati del 7%, il latte del 9,8%, potrei parlare della pasta, da 2,3 € al chilo a 3,2, il pane da 4,2 a 5,5. Evidentemente potrei continuare, ma il punto centrale è che questo disegno paradisiaco che ella ha espresso al senatore De Poli non corrisponde alla realtà del Paese. Lei, signora Presidente, ha vinto le elezioni con il 26% grazie a una straordinaria prova di coerenza della quale dobbiamo darne atto. Lei era all'opposizione, noi avevamo da sostenere il peso del governo Draghi e prima ancora del governo della pandemia. Lei, giustamente dal suo osservatorio, lucrava il consenso sbandierando la bandiera della coerenza. Oggi non c'è un solo argomento sul quale ella stia dimostrando coerenza. Aveva detto che avrebbe bloccato l'immigrazione e avrebbe chiuso i porti, gli sbarchi sono raddoppiati e l'unico blocco è quello della fuga dei cervelli, del rientro della fuga dei cervelli. Aveva detto alla Germania, me lo ricordo perché facevo un altro lavoro e anche lei faceva un altro lavoro, che la sorda Germania avrebbe dovuto capire che noi saremmo dovuti uscire dall'euro. Ieri l'ho vista in tutt'altre vesti con il cancelliere Scholz. Aveva detto in un meraviglioso spot, della quale voglio darle atto, straordinaria attrice, che le accise sulla benzina erano uno scandalo e lei ha aumentato rispetto al governo Draghi le accise sulla benzina. Potrei continuare sulle trivelle e su tante altre questioni. Il punto politico è che la sua coerenza, signora Presidente, si è fermata al momento in cui è stata all'opposizione. Prego, Presidente Meloni. Senatore Renzi, la voglio ringraziare per questo assist da lei, francamente non mi aspettavo questa opportunità, parlo volentieri di come già abbiamo cambiato la situazione di questa nazione rispetto alla condizione nella quale l'abbiamo trovata e con tutto il rispetto, guardi, non lo dico io, penso che sia sotto gli occhi di tutti come in questi mesi sia cresciuta la fiducia per esempio degli investitori, la fiducia dei mercati sull'economia italiana. Penso che con tutto il rispetto la promozione di 4 agenzie di rating che non sono di solito buone su queste materie, penso che il fatto che le famiglie comprino molto volentieri i nostri titoli di Stato, penso che il fatto che lo spread sia ai minimi da molto tempo, penso che il fatto che la borsa italiana cresca più di quanto crescono tutte le altre borse europee siano dei dati che dicono qualcosa di più rispetto alle valutazioni legittime ovviamente dell'opposizione. Guardi, lo abbiamo fatto in piena coerenza. Senatore Renzi, perché io le sento dire di aver detto che bisognava uscire dall'euro, mi ricordo che ho detto che l'Italia poteva stare in Europa a testa alta ed è esattamente quello che stiamo facendo e penso che lei se ne renda conto. Poi non abbiamo la bacchetta magica per fare i miracoli, perché per esempio, sa, il costo della benzina, come lei sa, dipende soprattutto dalle scelte che fanno i paesi che detengono il petrolio. Se ci vuole dare una mano con il suo amico Mohammed bin Salman, forse ci aiuta ad abbassare il prezzo della benzina. No, perché ha buoni rapporti, faccia da ponte per aiutare gli italiani. L'Italia è stata sconvolta dall'omicidio di Giulia Cecchettin. Quale può essere un commento sulla vicenda e quale può essere il ruolo dello sport? Una delle cose sarebbe riuscire a educare i figli in un certo modo. Quello del papà è un altro mestiere che va fatto in profondità e va fatto in maniera seria, dare dei comportamenti e dei principi ai figli soprattutto, sensibilizzare quelle che sono tutte le cose che possono determinare dei pensieri di questo genere ai ragazzi, sensibilizzare quelli che fanno film, sensibilizzare quelli che fanno musica, che fanno canzoni, perché troppo spesso si parla di violenza, si parla di sballo, di droghe, di divertimento sfrenato. Ormai fuori nelle piazze dove sono ripopolate di ragazzi, mi farebbe piacere vedere anche
qualcuno con qualche bottiglia di acqua minerale naturale. Il divertimento non è soltanto ad avere il cervello spento, qualche volta il divertimento è a sapere dove voglio andare, quello che voglio fare in maniera corretta e tenere il cervello acceso. Ma io apprezzo che dalla precettazione siamo passati ad una convocazione, però vorrei far presente che siccome domani ci si opera in tutto il nord Italia, io sono a Torino e quindi a quell'ora non sono in grado di poter essere a Palazzo Chigi, Paolo Bombardieri è a Brescia e quindi credo che avrà qualche difficoltà anche lui. Per quello che ci riguarda faremo presente che bisogna, se vogliono avere un incontro anche con noi, serve un altro orario che non siano le 15, per noi può essere la sera, può essere il giorno dopo se vogliono fare un incontro, ma non siamo nella condizione alle 15 di poter essere all'incontro perché il dono dell'ubiquità non ce l'hanno ancora dato e noi non abbiamo neanche la possibilità né di fermare aerei né di fermare treni, dobbiamo rispettare le regole e le distanze che esistono. Sembra una scelta non casuale questa di questo orario? Ah, guardi, io non glielo so sinceramente dire, finora con noi non c'era stato nessun incontro, apprendo dalle agenzie di stampa che sarebbe arrivata questa convocazione che ancora nelle sedi sindacali non è arrivata. E quindi se è confermata questa cosa, banalmente credo che le valutazioni da fare di buon senso siano queste. Ma io penso che l'evasione è una cosa seria. La dimostrazione è che negli ultimi anni che ci hanno un po' lavorato sono passati da 100 a 86, no? Gli ultimi dati dell'Agenzia delle Entrate. Quindi questo vuol dire che se c'è la volontà di farla, lì la possibilità c'è. Vorrei far notare che la manovra è di 24 miliardi. E siccome noi abbiamo 86 miliardi di evasione, dico anche solo dimezzarla darebbe delle risorse superiori a quelle che loro hanno indicato e sarebbero strutturali, così come è possibile fare una riforma fiscale diversa da quella che hanno fatto loro, non fare condoni e tutto il resto. Ma la convocazione quindi, è fuori tempo massimo, solo questo. È inemendabile la manovra, quindi guardi, bisognerà chiederlo a chi ci ha convocato. Io sono abituato che quando ci sono convocazioni noi andiamo agli incontri e diciamo quello che abbiamo detto. Finora prendo atto che hanno rifiutato di discutere con noi ad ogni livello, se hanno deciso di convocarci dovranno spiegarci perché, conoscono le nostre posizioni, conoscono le nostre proposte e conoscono anche le modifiche. Sinceramente dovrà essere chi ha convocato che spiega su che cosa vuol discutere con le organizzazioni sindacali, visto che abbiamo proclamato uno sciopero. No, io voglio, non arrivo tanto, come le ho detto, apprezzo il fatto che anziché la precettazione sia arrivata una convocazione, la vedo già come un elemento, diciamo così, di novità, di cambiamento, ma poi la convocazione, se non ci sono risultati e se non ci sono cambiamenti, non funzionano. Dopodiché fa bene la Presidente del Consiglio a porsi il problema che tra i lavoratori e nel Paese questa manovra non è apprezzata e non ha il consenso della maggioranza degli italiani. Grazie. Grazie. Grazie.